Questo disastro per noi è un disastro e il problema principale probabilmente è che siamo solo 3-4 famiglie. Poche centinaia di metri di strada che scorre parallela alla strada provinciale 435, la provinciale lucchese. Via Buonarroti a Borgabuggiano da quasi 2 anni è divenuta l'unica via percorribile a senso unico per chi vuole dirigersi verso Pescia, con tutte le conseguenze che ne derivano. Traffico enormemente aumentato, con il passaggio anche di mezzi pesanti, ambulanze, rumori assordanti, pericolose vibrazioni di vetri e muri ad ogni passaggio di camion. Insomma, una situazione non più sostenibile per i residenti. Qualcuno ha dovuto mettere doppi vetri perché non riusciva più a sentirsi in casa quasi. Non si riesce più a uscire la mattina quando si arriva per andare a scuola con i bambini. Bisogna avere una 100.000 attenzioni perché ci portano via con le macchine. Dice che dovrebbero andare a 30 all'ora, ma sono pochissime quelle che vanno a 30 all'ora. Ancora non è piovuto, ma sicuramente quando piove l'acqua entrerà nelle già rotture dell'asfalto e lo farà saltare completamente. La mattina mi trovo in grossa difficoltà con i bambini perché non c'è un attraversamento pedonale, non c'è una barriera che ci possa consentire il passaggio sulla strada. Le macchine che veramente passano rasenti il muro di confinamento. La chiusura del doppio senso di marcia della provinciale è avvenuta nell'aprile del 2022 a causa della sopraggiunta instabilità del tratto iniziale della carreggiata che sta cedendo. Sotto la strada passa il Rio Torto, un piccolo corso d'acqua che da Uzzano attraversa Borgo Abbugiano per poi mettersi nella Pescina, Chiesino Zanese. La provincia di Pistoia dopo quasi 2 anni ancora non ha neppure stilato il progetto per poter realizzare i lavori e non ha fatto sapere se e quando riuscirà a sistemare la strada per renderla nuovamente fruibile nel doppio senso di marcia. Aggiungiamo anche che via Buonarroti era inizialmente una strada a fondo chiuso, successivamente aperta per sopraggiunte esigenze, ma di sicuro non adatta a sopportare un carico di traffico come quello odierno. All'inizio estate si è rotto il tubo dell'acqua, non sono riusciti perché col passaggio a trovare quelle che sono le rotture dell'acqua e hanno dovuto mettere un tubo, come si può vedere, un tubo esterno alla strada che d'estate può andare ancora bene, ma d'inverno se ghiaccia cominciano ad esserci anche questi problemi.